e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le scritture, tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo partirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Voi sapete ormai, io non mi stancherò di dirlo, ma questo lo dico da anni, però ancora tutto il tempo che riusciremo a vederci, che il tempo pasquale è un tempo di 50 giorni e che i 50 giorni della Pasqua è come se fossero un giorno solo. È un tempo speciale, diverso dagli altri. Ed è quindi ogni giorno di questi 50 che noi viviamo la Pasqua e accogliendo la Pasqua di riusciamo a scoprire la nostra Pasqua, la Pasqua dei cristiani. E quindi il giorno speciale della Pasqua che di nuovo ci raggiunge oggi e trasforma il nostro sguardo su di noi, sul mondo e su Dio. Ed è questo sguardo che possiamo di nuovo accogliere e dobbiamo di nuovo accogliere per poter uscire dai nostri modi soliti di concepire le cose che guardano la fede e poter accogliere invece come il Signore vuole vuole suggerirci. Oggi abbiamo a che fare con alcune realtà meravigliose che già conosciamo con la testa, ma che poi fatichiamo a far diventare bene giorno per giorno, che voglio sottolineare insieme. Fondamentalmente abbiamo un'idea del Vangelo e un'idea della seconda lettura di oggi. L'idea del Vangelo. I discepoli pensano che il Signore Gesù sia un fantasma. E questa espressione fantasma è proprio quella azzeccata, perché anche per noi, a volte, se guardiamo dentro alla nostra situazione, al nostro cuore, anche per noi, a volte o tante volte, il Signore è un fantasma. È una presenza spirituale, impalpabile, invisibile. Dove sarà? Dove lo sarà? Si avvicinerà come un fantasma per le nostre terre? Sarà altrove? Noi abbiamo tante volte l'impressione che il Signore sia come un fantasma, cioè una presenza che non è presente, qualcosa che non ci afferra il corpo, la vita, la materialità, qualcosa che va al di là. E noi tendiamo, magari senza la paura di questi discepoli, senza la paura che un morto sia tornato dai vivi per farci del male, abbiamo l'impressione che il Signore voglia farci del bene benissimo, ma è un fantasma. Allora bisogna vincere questa cosa. È la prospettiva nuova che la Pasqua ci consente. Dio non è una presenza fantasmatica, ma è una presenza concreta, vera e materiale. Una presenza che può essere toccata con mano, può essere vissuta con i nostri sensi. Abbiamo bisogno
bisogno di percepire il Signore con i nostri sensi, di avere la certezza fisica che lui è con noi. Come si fa? Il Vangelo ci suggerisce, tra le tante cose, le due principali, le due fondamentali. Allora, cosa dice prima Gesù ai suoi? Toccate le mie mani, i miei piedi, toccate le mie mani, toccate il mio corpo mio. Allora, noi cominciamo a toccare il corpo del Signore. Proprio così è, il nostro amato, facciamo toccare, a toccare le membra del Signore. Come si fa? Nella scrittura l'Apostolo a un certo punto dice: voi siete il corpo di Cristo e ciascuno per la sua parte membra di Cristo. Siamo noi le membra di Cristo. Siamo noi le mani, i piedi, le braccia, le gambe, il cuore, gli occhi, la bocca del Signore. Siamo noi. Il Signore ha deciso di rimanere con noi. Due o tre piedi del suo nome sono certamente lì. E allora non si può da soli, bisogna essere insieme. E proprio mentre siamo insieme possiamo toccare le membra di uno degli altri e renderci conto che il Signore è vivo, perché noi siamo diventati la sua comunità, perché noi siamo la sua chiesa. Il Signore sta vivo così. O apriamo gli occhi noi e accogliere questa realtà, oppure non ci renderemo mai conto che il Signore è vivo in mezzo a noi esattamente così, perché c'è stata forma con cui è voluto rimanere tra noi. È una decisione sua, non è una decisione nostra. È qualcosa da cui possiamo attingere alla forza che ci è necessaria per avere la certezza che il risultato da via con noi. C'è, perché c'è la mia comunità, c'è, è proprio comando. Le persone, le credenti che stanno con te in un certo posto, in un certo tempo, e questo mi dà la certezza che il Signore ci ha con la sua presenza viene. Io non so quanta percezione di questo abbiamo, cari amici. Quando si sentono alcuni fuori che fanno un discorso, Dio sì, Chiesa no, io non ho capito niente, se non fa caso, è una presenza spirituale che percepisci, dipende dalle emozioni del momento, dipende da cosa ti passa nella testa e nel cuore, e non ci sono qualcosa di più stabile, e qualcosa di più stabile nella comunità, è la carne della Chiesa, sono i corpi delle persone che stanno accanto a noi, il vostro corpo, il vostro insieme agli altri. Così il Signore c'è, e ci dice toccatemi, sono lui. E poi dice un'altra cosa che sotto che appare suono, dice datemi da mangiare. Mangiamo insieme, dice il risorto di suono. Semplicemente non toccate soltanto, che magari pensate ad altro, e tocchi un corpo, dice ok, questo è vivo, ma chissà chi è, cosa non è. Il Signore ci dice mangiamo insieme. Allora, l'aspetto fondamentale del nostro ritrovarci come comunità, dei due o tre diritti del suo nome, è che dobbiamo trovarci non semplicemente così, bisogna trovarci in un piazza, no? Bisogna trovarsi a mangiare insieme. Bisogna mangiare insieme la sua parola, bisogna mangiare insieme l'Eucaristia. Bisogna mangiare quello che il Signore ci ha da mangiare. Bisogna mangiare insieme a Lui. Lui è presente, Lui è vivo, Lui è palpabile, i nostri sensi fanno esperienza. Nella liturgia addirittura tutti i sensi fanno esperienza, perché ascoltiamo, perché percepiamo sulla pelle la goccia dell'acqua all'inizio della messa, la consistenza del pane dell'Eucaristia che tocca le nostre mani, che mastichiamo con la nostra bocca. Il gusto dell'Eucaristia che ci raggiunge, il profumo dell'incenso che tra poco ancora arriverà questa aula liturgica, l'esperienza che facciamo con i sensi, l'abbraccio di pace che dopo faremo tra noi, che ci fa toccare la carne dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. È così che il Signore vive. O ci crediamo e abbiamo fede in Lui risorto dei morti e vivo presente, o non ci crediamo.
pensiero sulla seconda lettura di oggi c'è anche quest'altro aspetto che riguarda il peccato. Ma l'Apostolo ci dice: non preoccupatevi, perché se anche qualcuno ha peccato, noi abbiamo un paraclito, un avvocato difensore presso il Padre Gesù. Allora Gesù, presente vivo, palpabile, reale, che fa? Fa il capo difensore di ciascuno di noi presso il Padre. Il Padre è il Dio giusto, il Dio della giustizia, e deve fare giustizia, la fa la giustizia, che la lasciamo noi. Noi a volte ci sentiamo un po' giusti, ci sentiamo un po' inadeguati, sappiamo di non fare sempre bene, sappiamo che a volte facciamo anche del male pesante, ma noi non li pensiamo. E allora? E allora siamo figli di Davide? Siamo dentro in una punizione? Signore, prima o poi ce la farà passare tutta? No. No, perché sempre il Signore vivo e risorto fa l'avvocato per ciascuno di noi, adesso il Padre. Dice al Padre: guarda questa tua figlia, guarda questo tuo figlio, vive nella fragilità dell'umano, abbi pietà. Gesù fa così. Ogni volta ci difende, ogni volta è per noi, sarà così per sempre. Quando noi impariamo questa fiducia, e allora il Signore è il nostro naso, il Signore è il nostro avvocato, il Signore è il nostro difensore, il Signore è colui che ci protegge. Da che cosa? Da noi stessi, dal nostro male, dal nostro rovinarci la vita. Il Signore è colui che ci protegge di dentro e che presso il Padre dice: amo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito continuano a rivedersi in eterno, amiamo. Questo che ci appartiene, questi che dal battesimo sono nostri. Quanta fiducia abbiamo in queste cose, che sono parole di Dio, non sono parole mie. Quanta speranza abbiamo che queste parole siano vere, quanta certezza abbiamo che queste cose siano per noi e si realizzino in noi. Oggi guardiamo questa Eucaristia. Queste parole di potere, che queste certezze ci appartengano, questa speranza ci abbia il cuore per sempre. Così camminiamo nella Pasqua di Gesù e entriamo costantemente, camminiamo nella nostra Pasqua. Abbiamo 50 giorni per aprire gli occhi e il cuore e poi tutta la vita a gioire di questi grandi. Cristiano, gridiamo. Assolta il cielo, Signore. Per il mondo che è ritorta a
cammina per tale perché il Signore vi accolga la gioia eterna del paradiso, preghiamo. Ascolta, tu Signore, quello che ti abbiamo appena manifestato insieme e anche quello che ciascuno di noi si porta nel segreto. Conducici sulla strada del bene ed esaudisci i nostri desideri. Vivi e regni i secoli dei secoli. E con il tuo spirito.
Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, o Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie della fede e della speranza, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Maurizio, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo di gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali non solo hai conosciuto la fede, anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. E in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e i Martiri, San Pietro, nostro patrono e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, di donarmi di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato a Dio. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che domani sera avremo il terzo e ultimo incontro di formazione dei laici sul tema del programma pastorale del Vescovo. Vescovo ci chiede tantissimo, vorrei che fossimo tutti presenti. Il metodo è quello solidale, laici che parlano laici, laici che si confrontano tra loro, non è una catechesi, è un confronto per cercare delle verità, delle certezze, per farsi delle domande. Vi invito in modo forte. Domani sera è proprio Piero Vignola che ospiterà questo terzo incontro, quindi sarà alle 21 nella casa, ci sono dati nel laboratorio, confido, alle 21 di sera. Ricordo poi che martedì pomeriggio, siamo bene sul Giubileo Universale, dovrebbe finiremo con le benedizioni delle famiglie, nelle case, via Ligne e poi tutta la zona dalla Lanterna Verde in poi. Se qualcuno non ha ricevuto la benedizione ce la faccia sapere, se io che quella zona la facciamo parte di noi. In ultimo, oggi pomeriggio, per chi vuole, una bella giornata, abbiamo la festa di primavera alla Rossa, è un pomeriggio simpatico, ci sono la carrelle, la preparatoria, la parrocchia, mette fuori qualcosa. Collegamento tra le nostre parrocchie. E poi, anche se è presto, domenica prossima vivremo la preghiera delle vocazioni e, come avete letto sull'Aurora, il 5 di maggio faremo la camminata vocazionale diocesana. Ospiteremo noi con vescovo e con tutte le famiglie, giovani, chi vuole partecipare della diocesi. Non dobbiamo esserci. 5 maggio pomeriggio. Poi ci verranno i manifesti la domenica prossima, vedrete tutto. Il Signore sia con voi.